Giulia Salemi si è raccontata in un'intervista a Key Magazine. La modella italo-persiana, oltre a parlare della storia d'amore con Pierpaolo Pretelli, ha parlato dell'amicizia giunta al capolinea con Tommaso Zorzi e dell'esperienza della mamma Fariba in Honduras come naufraga. Giulia Salemi e Tommaso Zorzi si conoscevano prima di essere coinquilini al Grande Fratello VIP, ma la loro amicizia era in stand-by. All'interno della casa di Cinecittà, la modella italo-persiana ha cercato più volte di ricostruire un rapporto con il web influencer meneghino, ma invano. In un'intervista per il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Giulia è tornata a parlare del rapporto di amore e odio che c'è tra lei e Zorzi. La diretta interessata con rammarico ha chiosato: «Se dicessi che non mi frega nulla di averlo perso, sarei falsa». Salemi ha confidato di esserci stata male e di esserlo ancora. Tuttavia, l'influencer ha riferito di non dannarsi più per pensare al loro rapporto. La 27enne, infatti, è convinta di una cosa: prima o poi affronteremo il discorso lontano dai riflettori. Giulia ha fatto mea culpa per alcuni errori commessi nei confronti di Zorzi e adesso è pronta a rimediare. A detta della modella, persone come Tommaso nascono ogni 20 anni. Lui è un pezzo unico.